Salve a tutti, io sono Silkarati e questa è una battaglia Realm Total War online. Io sono gli armeni, il mio avversario invece utilizza i dazi. Il mio esercito è composto sostanzialmente da 5 unità di lancieri corazzati, altre 5 unità di legionari armeni. Mi piacciono molto questi legionari. 3 unità di arcieri posizionati davanti. E la restante parte dell'esercito invece è composta da catafratti, dove invece l'unità del generale è il generale catafratti del generale, in modo che hanno punti ferita in più. Come dicevo, il mio avversario utilizza i dazi, ha 2 unità di guerrieri scelti con spada, sostanzialmente fanteria pesante. 4 unità posizionate ai lati di guerrieri, fanteria leggera, una unità di banda di arcieri, sostanzialmente ho un vantaggio con i tiratori, e 3 unità di nobili e cavalieri barbarici. Essenzialmente diciamo che la prima impressione che ricevo da questa battaglia è che ho un vantaggio con la banda di arcieri, e potrei riuscire a sconfiggere anche i cavalieri del mio avversario, e quindi riuscire magari ad aggirare con la mia cavalleria la fanteria nemica. Subito però vedo che il mio nemico si avvicina correndo verso di me, quindi così facendo mi azzera il vantaggio che ho con gli arcieri, perché sarò presto costretto a portarli dietro alle linee della mia fanteria, se no verranno investiti nella fanteria pesante nemica. Il mio avversario, attraverso l'urlo di guerra, mi carica contro i miei lancieri corazzati. Intanto io posiziono i miei catafratti sul fianco per ingaggiare con la fanteria nemica. Carico i guerrieri sperando in un colpo di fortuna in modo che scappino, così non è, e sono costretto ad utilizzare tutte le mie unità di cavalleria, compreso il generale, per sconfiggere le unità di cavalieri nemici. Sono abbastanza sicuro, no? Non ho paura che il generale muoia, perché insomma i catafratti hanno una difesa molto forte. Faccio spostare i miei arcieri sul lato destro dello schieramento e attraverso le frecce incendiarie voglio far spaventare le unità di guerrieri nemici sul fianco, in modo da poter facilitarmi il compito. Vedo subito che cominciano a titubare e subito, immediatamente, sfiancati, sfuggono dalla battaglia. Dall'altra parte aggiro il nemico con una unità di miei legionari e subito, fra poco, si vede che col giavellotto gli scaglio addosso una pioggia di dardi, in modo da cercare anche qua di farli fuggire. Nel Generale frattempo nemico è stato ucciso. Ora uccido il vedremo quanto generale vale il coraggio nemico, dei suoi soldati. il che mi va proprio bene perché vedo subito che i nemici cominciano a darci la gambe. Sostanzialmente questa battaglia è strana perché sono due fazioni, l'Armenia La e vittoria è in mano tua. E ora non c'è più nulla che il nemico possa fare se non fuggire. l'Armenia e i Daci, due fazioni con cui ho avuto assai poco a che fare. L'Armenia era probabilmente la prima volta che lo usavo, i Daci la prima volta contro i quali mi ci scontravo. Io avevo preferito più una politica sul numero grosso di soldati, il mio avversario invece un po' più equilibrato, però alla fine, forse inesperienza, forse fortuna, penso più fortuna, ho vinto io. E per ora questo è tutto, vi ringrazio.